Salve! Oh, c'è Castagna! Ciao, tesoro! Come stai? Oh, sì! Quanti bacini! Non ho capito se sono proprio bacini o mi sta assaggiando. Noi abbiamo impegnato denaro e speranze in un musical che ha fatto fiasco e tu sei calma e tranquilla. Perché a Broadway fra 50 anni saranno tutti morti tranne me. Io sarò in sospensione crionica. Cioè, vuoi dire che hai deciso di farti surgelare? Già. E preparare un grande revival, il mio. Non la vogliono come carne fresca, si figuri surgelato. E vuole saltare 50 anni, al risveglio le sarà difficile adattarsi. Si sentirà un mostro della natura, senza parenti o amici, e saranno più di 50 anni che non esce con un uomo. Ma se le va, lo faccia. Sa, forse farò surgelare anche Castagna, così potremo tornare a vivere insieme. Si è così affezionata. Ma che brutta cagnaccia. Io dovrei farmi surgelare subito, adesso. Ci pensate che ho 42 anni e di buono che accidenti ho fatto? Produco un musical dopo l'altro e tutti fischiati. No, oh, la smetta adesso di autocompatirsi. Ci sono persone al mondo che hanno anche meno fortuna. E qualcuno perfino qui. Guardi Niles. Ciao, papà. Cosa hai in programma? Una noiosa lezione di tennis a Francesca? No, devo studiare, però lo sai che se la cava bene, mi ha anche insegnato qualcosa. Cioè cosa? A pulirti i denti con le dita fra un servizio e l'altro? Oh, Brighton, eccomi, ce ne andiamo al tennis? Mi dispiace, Francesca, devo studiarmi il paradiso perduto. Oh, puoi trovare la videocassetta in biblioteca. Vedrai, te la cavi in tre quarti d'ora. Per accompagnare la lettura alle immagini. Non le va di farla lei una partita a tennis con la signorina? Già! Guarda, l'ultima cosa di cui sento bisogno oggi è una partita a tennis con una principiante. Io pensavo che l'avrebbe distrutta e umiliata, signore, facendola sentire vincente, almeno in questo. Mi prendi la racchetta? Dunque, Francesca, le va di giocare un po' con me? Sì, molto! E poi, una volta finito, ci facciamo un po' di tennis. Non si gioca in quel modo. L'ho vinta io, certo, in quel avevo il sole in faccia. Ma sì, avrà vinto, ma non sa giocare. Scuse! Ho vinto io, 6-4. L'ho fatto nero, l'ho praticamente distrutto. Che hai fatto? L'hai battuto a tennis? Sì, ma credo sia stata una cosa parecchio sbagliata. Alla fine, poverino, aveva l'aria triste e preoccupata, come uno che è stato al gabinetto e si accorge che la carta igienica è terminata. No, questo è un guaio. Per consolarsi vorrà a cena il piatto che ama di più, il pollo battuto alla ciociara. Niles, mi fai risistemare le corde? Sì, signore, cosa vuole che le prepari per cena? Fammi quel piatto che amo di più, il pollo alla maggiordomo, cioè il pollo sbattuto fuori di casa. Non ha senso dell'umorismo, per questo in teatro fa fiasco.